La Spagna degli anni 30, per molti aspetti, è ancora ferma al secolo precedente, all'Ottocento. Ha una popolazione di 24 milioni e mezzo di abitanti, in maggioranza contadini. E fra i contadini prevalgono gli analfabeti, assieme a condizioni di vita molto precarie. C'è anche una Spagna che si volge all'industria, in Catalogna e nelle province del nord. Sono ancora isole, mentre il forte potenziale minerario è sfruttato solo in piccola parte, sovente da compagnie con forte presenza estera. Dall'altro lato della scala sociale, una gerarchia fissa nei suoi privilegi, dove la classe più immobile, quella dei latifondisti, esercita un ruolo molto importante. Questo è un documento girato in quegli anni da un maestro del cinema, Luis Buñuel, in una delle zone più povere della Spagna, la Surgas. Immagini che testimoniano non solo la desolazione, ma la carica inespressa di violenza che si raggruma sotto il sole implacabile di queste terre. Una violenza che si prepara ad esplodere. La Spagna è differente anche sul piano politico. A sinistra, oltre il movimento socialista, conta un fortissimo movimento anarchico che, fondato nell'Ottocento da un garibaldino italiano, Giuseppe Fanelli, conosce una grande diffusione fra gli operai di Catalogna e i contadini di Aragona e Andalusia. Il sindacato anarchico, la CNT, organizza più di un milione di lavoratori. La sua fortuna è attribuita al carattere individualista dello spagnolo e all'autonomismo regionale. I suoi capi sono a un tempo degli apostoli sociali e dei temibili terroristi.